Benvenuti ragazzi, nuovo video tutto tech. Oggi, in occasione del Black Friday, lo so che sta finendo, mancano poche ore, ma c'è sempre il Cyber Monday. Abbiamo pensato, visto il successo che ha riscosso la presa smart che abbiamo utilizzato, che ho utilizzato per collegare l'albero di Natale, abbiamo pensato di proporvi una serie di oggetti sotto i 20 euro nella sezione smart. E magari anche qualcosa di carino e simpatico da poter regalare sempre sotto i 20 euro. Ma detto questo, ragazzi, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanella in modo tale da essere avvertiti ogni qualvolta noi caricheremo un nuovo video. Ma adesso vi lanciamo la nostra sigla e poi cominciamo con i consigli per gli acquisti. Il primo prodotto che sottoponiamo alla vostra attenzione è semplicemente un sensore che voi inserite all'interno del vaso, quindi stiamo parlando di piante, e questo vi dice tramite un'applicazione, funziona col Bluetooth, vi dice i livelli di umidità, di luce, di fertilità, quindi va a fare un controllo anche molto specifico del terreno, che tipo di nutrienti ci sono all'interno e quindi da lì potete capire che tipo di fertilizzante o nutrimento manca alla pianta. In più anche la temperatura, tutta una serie di dati che possono aiutarvi a far crescere meglio le vostre piante di casa. Stiamo parlando di un prodotto che funziona con una batteria a bottone della durata di circa un anno, facilmente poi sostituibile. Avete a disposizione poi un database di 6.000 piante all'interno dell'applicazione e una volta trovata la vostra pianta, il database si interfaccerà con il sensore e da lì riuscirete ad avere dati più precisi per poter curare al meglio la vostra pianta. Altro accessorio che secondo noi può tornare molto utile, l'abbiamo preso ai nostri genitori, è un key finder, ma non trova solo le chiavi. Potete attaccare questi bottoncini colorati anche al telecomando, piuttosto che alle chiavi, piuttosto che a qualsiasi altro oggetto che solitamente purtroppo può capitare di lasciare in giro e quindi non trovare. La peculiarità di questo è che ha una basetta in plastica sulla quale poi si appoggia l'unità centrale colorata. Vi danno quattro bottoncini colorati che voi potete andare ad attaccare tramite degli anellini che sono compresi nella confezione alle vostre chiavi e poi ci sono dei biadesivi per poter attaccare questi bottoni colorati al telecomando piuttosto che ad altri oggetti. Vi basterà premere il colore corrispondente sull'unità centrale, questo inizierà a suonare finché non lo trovo. Beh, il freddo ormai si sta facendo sentire. Siamo quasi in inverno, le temperature sono calate e cosa c'è di meglio di un bel cappello con funzione Bluetooth integrata? Ha la possibilità di collegarsi al vostro cellulare o qualsiasi altro dispositivo che abbia un Bluetooth. Sulla parte laterale ci sono tre tasti per comandare il volume, il play e la pausa. All'interno della confezione vi viene dato anche un cavo USB per poterlo ricaricare. Questo oggetto ci siamo ripromessi io e mio fratello di comprarlo perché siamo troppo curiosi di vederlo. È una luce a LED che viene messa nella tazza del water e ogni qualvolta ci si avvicina alla tazza, un sensore vi rileva ed emette un fascio di luce all'interno del water, che può sembrare una cosa divertente e stupida, ma diciamo che se ci si avvicina di notte alla tazza del water e non si vuole accendere la luce per non dar fastidio, per comunque non flasharsi dopo che ci si è alzati nel cuore della notte, vi basterà avvicinarvi e una luce di qualsiasi colore che vedete qui nell'illustrazione illuminerà la vostra tazza del water. Ci sembra veramente un'idea sia regalo sia da avere veramente carina e mi sa che non mancheremo di acquistarla. Altro prodotto che vi vogliamo consigliare, che non è stato molto capito o comunque è stato utilizzato magari in maniera non proprio corretta. Stiamo parlando dell'Ecoflex, quindi ovunque voi abbiate una presa di corrente avete la possibilità di inserire questo oggetto e avete a portata di voce. Detto questo, c'è da fare una premessa: la qualità dell'altoparlante non è eccelsa, naturalmente non lo si può paragonare a tanti altri Echo che abbiamo in casa. Altra peculiarità, nella parte sottostante c'è un USB al quale si può connettere due accessori: o il sensore di movimento, il quale poi una volta attivato vi invia la notifica quando uscite di casa se per caso ha rilevato dei movimenti, o la luce notturna, quindi molto comodo anche per la cameretta magari dei bambini. E poi non può mancare il Broadlink RM,
4 Mini. Per chi non lo conoscesse, i pochi che ancora non lo conoscono, magari i neofiti che stanno approcciando adesso al mondo della domotica, stiamo parlando di un telecomando universale infrarosso. Avete la possibilità di comandare tutta una serie di elettrodomestici duplicando il telecomando di questi. Prodotto, noi l'abbiamo acquistato, l'abbiamo testato, trovate anche il video di questo e del suo precedente, l'RM3 Mini, direttamente qui sul canale. E adesso andiamo a quella che è stata la protagonista del precedente video, quella con l'albero di Natale. Sono semplicemente delle prese smart, prese intelligenti della Techin. In questo caso abbiamo trovato un package di due prese a 18,80 ed è un ottimo prezzo, semplicissime da configurare, funzionano con Smart Life e avete la possibilità poi di poterle comandare o col vostro dispositivo Amazon oppure con Google Home. Altro prodotto che vi consigliamo è il telecomando IR Smart Palamalar. Lo abbiamo testato e trovate qui sempre sul canale il video. Anche questo ci ha dato delle grossissime soddisfazioni e infatti ve lo consigliamo vivamente. Il prodotto che vedete qui è un Sonoff. Il Sonoff funziona come un interruttore. Avete una parte dove entrano i due fili della corrente, quindi ad esempio prendete una ciabatta, tra la presa che va al muro e la ciabatta stessa tagliate il filo e in mezzo ci mettete questo. Lo configurate col vostro dispositivo Amazon o con Google Home, dopodiché scaricate l'applicazione, fate la configurazione e potete comandare come accensione e spegnimento la ciabatta, perché questo accende e spegne, quindi switcha on off. Ci sono molteplici utilizzi per questo prodotto, anche di questo abbiamo fatto un video che trovate qui sul canale. Ok, parecchi di voi diranno, sì, ma qui andiamo oltre i 20 euro, sì, di quasi 2 euro. Stiamo parlando del sensore porte finestre Wi-Fi della Panamalar. Questo prodotto è compatibile col vostro dispositivo domotico Amazon o Google Home. Ma se volete maggiori dettagli vi invitiamo ad andare a cercare il video direttamente qui sul canale. Come avete potuto vedere sono una serie di oggetti, alcuni che noi abbiamo testato, che comunque abbiamo nel nostro arsenale domotico, altri che invece potrebbero anche tornare utili e che magari in un futuro prenderemo. Trovate qui sotto i link di tutti i prodotti che vi abbiamo consigliato e che dire, buon Black Friday se dovete finire di effettuare qualche acquisto, buon Cyber Monday. E se per caso vedete il video un po' più in là del Cyber Monday, controllate sempre le offerte perché Amazon ci riserva sempre qualche bella sorpresa. Detto questo ragazzi, vi ringraziamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!